Allora, cosa vuoi, Fry? Perché pensi che voglia qualcosa? Forse ti ho salvato solo perché ho il cuore tenero. Dai, ho un lavoro per le mani. Trasferirlo. Fagli il culo! Presto, amico! We'll be right back.
ecco, ci è ritornati. E speriamo che adesso si sia sistemato definitivamente. Amico! Andiamo benissimo, devo dire. Questo era un test per vedere se si sopravvive alla caduta accidentale da un treno e la risposta è no. Speriamo che questo non abbia causato del lag, perché sennò veramente qua qualcuno finisce male. Tutto il giorno, sbrigati! Ci siamo! Motore a combustione interna. La fine dell'era del cavallo. È come guardare il futuro. E quale pensi che sia il prezzo di questo futuro, amico? Ah, non li venderemo.
Li porterai al tuo contatto? Verrai pagato lo stesso. Chi è questa Pearl, comunque? Da quanto lavori con lei? È una socia in affari. Non posso dirti altro. Oddio, spero non sia troppo eccessivo. C'è un po' di foglia d'oro qua e là, ho laccato e lucidato anche il legno e tappezzato tutto. E com'è che li volete i paralumi? Una lettera. Per me. Jacob, caro, unitevi a me. A una lunga e duratura alleanza. E ai nuovi motori che sono... Chiaro che il nostro strano simbolo sopra. Passiamo agli affari. Milner ora è al Tamigi a proteggere i suoi traghetti. Non ha che quello. Li proteggerà con la vita, allora. Esattamente quello che mi auguro. Uccidetelo per me. Avete bevuto parecchio champagne, vero? Il successo inebria più dell'alcol, signor Fry. Allora tenetevene un bicchiere da parte. Giacomo non è particolarmente sveglio. Cosa potrebbe tirare Sarrick allo scoperto? I suoi traghetti in fiamme, forse. Ricattare i missori in cui non bisogna toccare l'acqua. Thank you.
Adesso ci divertiamo. Cosa potrebbe attirare Starrick allo scoperto? I suoi traghetti in fiamme, forse. Adesso affondiamo l'impresa di Glimmer. Ce l'abbiamo fatta.
Ero più che certo. Il signor Starrick era furioso per i motori. Questa è la mia punizione. Mi manda per l'Hathaway, non Starrick. Lavorano di nuovo insieme. Non dovevo mettermi tra Starrick e Miss Hathaway. Il sangue del resto non è acqua. Che significa? Sono parenti? Io e Pearl ci dobbiamo fare una bella chiacchierata.
Pensavo che sapesse che appartengo all'ordine e volesse uccidermi. Immagina la sorpresa quando mi ha detto il piano. Un assassino che aiuta i Templari. Non è delizioso? Mi nausea. Sono affari, cugino. Pensa in grande. Senza più Milner, posseggo la sola compagnia di omnibus di Londra. Abbiamo già il monopolio. Stai tranquillo, cugino. Riavrai i tuoi motori. E gli omnibus motorizzati ci porteranno un mucchio di soldi. Organizzerò il trasporto dei motori per riportarli alla mia fabbrica. Tu andrai alla stazione di Waterloo perché non voglio nessun problema. Certamente. Che il padre della comprensione ci guidi. Oggi è nelle nostre imprese future, cugina. Stazione di Waterloo. Porta chiusa. Ancora? Dai una spallata. Fermate l'intruso! Si apre! Adesso lascia fare a me. E così le tracce che hai trovato a casa Kenway portavano al monumento. Bel modo di impiegare il tempo, seguirmi ovunque facendo domande ovvie. La legge che proponiamo imporrà che anche le case dei
Beh, dato che Harry non c'è, pensavo gradissi compagnia. Non mi serve compagnia. E Harry Green sta seguendo altre tracce da solo. Oh sì, caro Green, è una magnifica idea. Oh, ti prego, caro Green, vieni a vedere questo libro e stammi vicino vicino, caro Green. Io non... Bene, forse non hai di meglio da fare, ma io devo proteggere gli assassini. Ma davvero? Com'è che diceva papà? Non lasciare che i sentimenti compromettano la missione. Esatto. A ogni modo, io vado. Se mi imbattessi in altre ricerche inutili, ti avvertirò subito. Sarà un piacere non averti fra i piedi. Allora, intanto, dopo questo dialogo, salutiamo T-Codex, che penso che ci stia seguendo. Se ci stai seguendo, scrivici un commento in chat che ti rispondo. E se hai qualche domanda, scrivicela pure. Conto su di te, siamo intesi. Bene. E vigilare affinché una tale tragedia non si ripeta mai. Vorrei ringraziare i nostri ospiti, l'onorevole primo ministro di Israele, i membri del Parlamento e voi. No.
grande incendio e vigilare affinché una tale tragedia non si ripeta mai. Vorrei ringraziare i nostri ospiti, l'onorevole primo ministro di Israele, i membri del Parlamento e voi per essere qui oggi. La legge che proponiamo imporrà che anche le case dei poveri siano a prova di fuoco. Capiamo le vostre ansie. Non serve che urliate. Ora calmatevi. Non c'è alcuna ragione di arrabbiarsi. Troppa gente oggi vive in misere baracche, in condizioni di sovraffollamento e accende fuochi senza alcuna misura di sicurezza. Dovrete lasciare le vostre case solo se c'è pericolo.
place is full of them. Just look the other way. Torna pure a trovarmi. Help! There's been an accident! Solo la merce della migliore qualità! Someone, please! Guarda di persona! This is awful! The poor devil needs help! Qui riuniti al monumento al grande incendio. Deve esserci pure qualcosa che ti interessi! L'onorevole primo ministro di Israele, i membri del Parlamento e come che help! There's been an accident! Cosa diavolo credevate di fare? Solo la merce della migliore qualità! Guarda di persona! Deve esserci pure qualcosa che ti interessi! Non serve che urliate! Ora calmatevi! Merce rara qui! C'è alcuna ragione di arrabbiarsi! Condizioni di sovraffollamento e accende fuochi senza alcuna misura di sicurezza. Potete smettere di urlare? Dovrete lasciare le vostre case solo se c'è pericolo. Nell'ombra, capito? Vi prego, rispettate i nostri... La nostra legge farà sì che le baracche siano sostituite con... Sembra familiare. No.
Su in cima.
la chiave della cripta e la sindone. Buongiorno, Miss Fry. La prendo io. Vuoi la sindone per acquisirne il potere, ma poi saprai controllarla. E tu perché la vuoi tanto? Solo per impedire ai Templari di averla. I soliti assassini hanno il potere della vita eterna, eppure hanno troppa paura di usarlo. Vita eterna? Pensi che la sindone ti darà questo? Quello che penso non ti riguarda più. Miss Fry, che bella sorpresa!
Ciao, Clara. Vorrei controllare Lambeth, dato che il manicomio chiude. Cosa ti porta qui? I bambini si stanno ammalando. Il solito tonico è inutile, sono qui per... Sei sicura di sentirti bene? Certo che sì, miss. Clara! C'è un medico qui! Portatela dentro. È solo svenuta? Sì, parlava di un qualche tonico che non funzionava. Lo credo bene. Da quando Alison è morto, il distretto è inondato da un tonico adulterato. Mi prenderò cura di lei. Ma senza le medicine giuste, tutti gli altri peggioreranno presto. Cosa vi serve? Rifornimenti, in quantità. E medicine. Tutte le sostanze più rare sono state rubate e messe all'asta. Vi aiuterò volentieri. Ecco la lista. Miss... Fry. Ivy Fry. Miss Nightingale. Piacere. Sbrigatevi. Non rimane molto tempo. Ecco. Ucciso la persona sbagliata. Non dovevamo ucciderla, la regia dice. È solo no. Che costa così tanto. Go!
Non so come ringraziarvi. Quel carico è per Miss Nightingale. Sono qui apposta. Hanno già caricato il carro. Andate, vi prego. Era quel carro? Sì. Ovviamente. Fate attenzione! Alcuni oggetti sono fragili! Tempo. Aiutatemi! Non so come ringraziarvi. Quel carico è per Miss Nightingale. Sono qui apposta. Hanno già caricato il carro. Andate, vi prego. Era quel carro? Sì. Ovviamente. Fate attenzione! Alcuni oggetti sono fragili! Più veloce! Forza! Siete qua. È appena in tempo. Avete trovato la medicina che ho chiesto? Come sta? Si riprenderà. Babylon, i bambini. Ora potremo distribuire la medicina vera. È una soluzione definitiva. Chiederò di stabilire un regolamento quanto prima. Lambert vi deve molto. Ci vorrà tempo per cambiare le cose. Ma io non ho fretta, Miss Fry. Posso? La via è chiusa! Che dovete fare? Non provare a... Oh.
Dai, andiamo. Non fermarti. Fermi così. Così si farà. Bravissima. Jacob, Ivy, siete voi. Grazie a Dio. Stai sperimentando, Alec? Esatto. Hai un'aria davvero esausta. Nervosismo. È per quei babbei che Starrick continua a mandare da me. Mi sta offrendo delle somme scandalose. Alec, non stai pensando di cambiare bandiera? Mai. Ho ideato qualcosa nel caso diventassero insistenti. Serve soltanto a stordire, se necessario. Sicuro che funzioni? Non proprio. Ne ho prodotte 3 con gradi diversi di acidità e cose del genere. Beh, una formula sarà quella giusta. Proviamola sugli sgherri di Starrick, allora. Vi va? A proposito di Starrick, trasmette ancora false informazioni. Potremmo distruggere i suoi trasmettitori. Sono sorvegliati troppo bene. Le bombe aiuteranno, ma non ha senso produrre bombe che potenzialmente non stordiscono. Fermi tutti! Sembra che l'opportunità stia bussando alla porta. Oh, cielo. Stavolta hanno l'aria arrabbiata. Stai indietro, Alec. No, propongo invece di fare un piccolo gioco linguistico. Prendete le bombe e salite sopra il tetto. E quando io dirò il nome di... un frutto, voi gettatene una. D'accordo. Oh, già, quasi scordavo. Mettete queste ai vostri stivali e sarete immuni a praticamente tutte le scariche elettriche. Beh, credo. Purtroppo sono in ritardo. Basta smancerie. Siamo qui per sfasciare tutto. Vero, Buzz? Avete uno di quei telecosi qui, vero? E leggete i messaggi della Starrick Company. Questo è falso, come dire che la Starrick Telegraph Company offra informazioni imparziali, signore. Come prego? Le promesse del vostro capo sono aria fritta e spero che cadranno come una... pera cotta. Cos'è questa storia delle pere cotte? Non mi serve. È disgustoso. Diamine. Oh, mocciosi. Sono sempre in vena di scherzi. What could that be? Non ho voglia di perdere tempo con te.
Buongiorno, signori. Vi offrirei il tè, ma purtroppo sono in ritardo. Basta smancerie. Siamo qui per sfasciare tutto. Vero, Buzz? Avete uno di quei telecosi qui, vero? E leggete i messaggi della Starrick Company. Questo è falso, come dire che la Starrick Telegraph Company offra informazioni imparziali, signore. Come prego? Le promesse del vostro capo sono aria fritta e spero che cadranno come una pera cotta. Cos'è questa storia delle pere cotte e... Apricci bello, ti prendo a pugni finché diventi bello! Oh, ma pensa! Che bel gioco di parole! E dire che all'apparenza credevo foste aspri e acidi quanto limoni! Avevo tutto di fermarsi. Limoni? Vuole fare il simpatico! Hai sganciato ancora, Bill! Che schifo! Ma no, Buzz! Prendi alla gola! I mocciosi e le loro bombe puzzolenti le lanciano in continuazione. Bene, dici dove tieni quel telecoso. Conto fino a tre. A tre? Bene, bene. Vediamo se ci arrivi. Pensate davvero che lo terrei qui? Vedete dei cavi? Un telegrafo senza cavi è come una campana senza batacchio. Te lo do io il batacchio. Oh, accidenti! Sei viola come una prugna! Una prugna? Bravo, Alec. Merito tuo, Jacob. La tua sola presenza mi ha dato il coraggio e la risolutezza che di solito mi manca. Ho dimostrato spirito anche. Bene, allora prepariamo altre bombe e liquidiamo la propaganda di Starrick, d'accordo? Non ho tutto il giorno. Più a lungo riusciremo ad impedire a Starrick di divulgare false informazioni, più tempo ci resterà per screditarlo agli occhi della gente. Andiamoci dentro, allora. È incredibile. Mia madre dice che nella sua strada ci sono mondi che cercano ancora di comprare l'Elisir Lentivo. Così ho deciso di svelare ai suoi vicini la verità su quelli. Va bene, Alec. Non puoi di certo bussare a ogni porta. No. Infatti non hanno sempre gradito. Il che dimostra che è più difficile scacciare l'ignoranza che le pesci vendole da Vinny's Gate. Voi ratti dalle fogne. Ma se riuscissimo a prosciugare la fonte che alimenta continuamente queste sciocchezze, allora a poco la verità potrà tornare in gamba e finalmente trionferà sul mondo. Noi lo faremo allora. Ci siamo. Dovremmo entrare senza farci notare, però. Mentre io li stordisco, tu e me. Distruggerò non uno, ma tre pezzi del trasmettitore. Sarà inutile come ballare davanti a un bagno pubblico senza un penny.
Piano ora, calma. He must be up to something. Passa all'altro pezzo, Alec. Miei cari Jacob ed Ivy, vi devo ringraziare di nuovo per aver protetto ciò che è più caro a me e alla nostra causa, la libertà di parola. È una fortuna che il tuo genio sia al servizio del bene comune, Alec. Tuttavia, credo sia meglio che tu lasci il laboratorio. Non serve, non ora che mi avete insegnato il coraggio. E poi... con i miei piccoli aggeggi ho tutta la protezione che mi serve. Se doveste ritrovarvi ad avere un momento libero, passate pure. Bene ragazzi, concludiamo qui questa live. Spero che vi sia piaciuta, se così è stato lasciate un mi piace e un commento. Noi ci vediamo domani sera verso le 10, che faremo la missione, la fine della sequenza. Poi andremo a sbloccare qualche quartiere. Un saluto da Jack04 e da Simone. Ciao a tutti. E noi ci rivediamo domani con la prossima live. Ciao a tutti ragazzi.